ci interessava mostrare usi, costumi, insomma, le tradizioni di donne che provengono da altre culture, però presenti nel nostro territorio, e l'abbiamo fatto attraverso gli abiti, della Nigeria, del Pakistan, del Marocco, del Togo, dell'India. La condivisione, la conoscenza di queste tradizioni può essere, diciamo così, un piccolo passo in favore della pace. Specialmente in questo momento, con l'aumento dei conflitti in tutto il mondo, ma soprattutto in quello che ci circonda, rende davvero indispensabile creare queste reti di relazione con le donne che provengono da tutte le parti del mondo. Significa avere anche uno sguardo più approfondito sulla discriminazione che subiscono le donne. Ed è dimostrato proprio dalla storia di come le guerre mietano vittime soprattutto tra le donne, perché è sulle donne che ricade il peso della gestione di tutto ciò che una guerra va a rendere più difficile, e le donne invece sono costruttrici di pace. Questa mostra è un progetto sull'accettazione di sé. Lisa, questa ragazza che non è un nome d'arte ed è proprio lei, che finisce per spogliare dei suoi veli per tornare ad essere se stessa. L'accettazione non solo del suo corpo, che è un corpo che non corrisponde ai canoni di perfezione che attualmente noi abbiamo, insomma, anche un po' per tutto questo discorso delle vite dei social, dove c'è come obiettivo la perfezione totale. Lei finisce per mostrarsi esattamente per com'è nella realtà. Noi siamo un collettivo femminile che lavora e cerca di affrontare dal punto di vista fotografico le tante sfaccettature del mondo femminile. Donne in Centro nasce 10 anni fa per la volontà espressa da un gruppo di donne per aiutare le donne dopo il terremoto. Donne che sono in una situazione di disagio, di fragilità, di vulnerabilità, in modo particolare il contrasto e la prevenzione su tutto il nostro territorio delle discriminazioni e della violenza di genere e la violenza domestica, che è quella che colpisce la donna nell'ambito del contesto familiare. Donne in Centro è in coprogettazione con l'Unione dei Comuni Modenesi dell'Area Nord, gestisce insieme alla cooperativa sociale Gulliver il centro antiviolenza, un presidio socio-assistenziale e culturale dove le donne vittime di violenza possono rivolgersi. In questi 10 anni crediamo di aver dato un contributo sulla diffusione, crediamo di essere state importanti, abbiamo avuto molti riscontri, lavoriamo sempre in collaborazione con gli enti locali cercando di migliorare le prassi per dare un contributo sempre più efficace possibile per contrastare questo fenomeno. Riprendere una forte battaglia affinché il tema delle pensioni dei pensionati non siano considerati privilegi e privilegiati, ma alla luce proprio di quanto dice la Costituzione italiana, riprendere il tema di diritti fondamentali della persona e il fatto che la Repubblica deve garantire i mezzi per una vecchiaia sicura, tranquilla e dignitosa. Combattere contro una narrazione, che è quella che fa l'attuale governo, che invece cerca di mettere in croce i pensionati e le pensioni, innanzitutto non riconoscendo la giusta e corretta perequazione, l'adeguamento delle pensioni a quella che è la dinamica del costo vita, e in secondo luogo peggiorando drasticamente quelle che sono le regole per l'accesso appunto al trattamento pensionistico. La ricchezza anche della nuova segreteria dovrà servire proprio a sviluppare meglio questa grande battaglia che dovrà chiamare lavoratori e i cittadini su un fronte comune, proprio in difesa, come si diceva, della via maestra. Abbiamo già fatto una grande manifestazione a Roma, bene, questa manifestazione sta evidenziando tutta la sua attualità e soprattutto tutta la sua efficacia.